Altra giornatina di calciomercato, altro taccuino scritto, altre informazioni prese, perché tanto ragazzi, se non si fanno due, tre, quattro nomi nuovi al giorno non si è contenti. Più carne c'è da mettere sulla brace, più infiammiamo sta brace, capito? Più siamo tutti contenti. Oggi quali sono le novità? Sono usciti, anzi, scusate, i nomi di Mertens e di Ndombele. Addirittura un Mertens che si è proposto alla Roma e sarebbe felicissimo di lavorare con Mourinho, questo è quello che scrivono. Mentre da parte di Ndombele è uscita anche la notizione di Ndombele che sembra che ci sia un derby di mercato poi tra Roma e Lazio, sia per Mertens che per Ndombele. Bene, io ho preso informazioni, ho preso notizie a riguardo, voi avete chiesto, giustamente c'è da prendere, io ho chiesto. E la risposta qual è? Allora parto dal nome più grosso, no? Dal nome più gettonato, perché si parla sempre del centrocampista. La Roma ha fatto Matic, sì, che è in via ufficiosa, non è ufficiale perché deve ancora fare le visite mediche, deve fare altri due centrocampisti. E Ndombele poteva essere un nome appetibile. Bene, ho chiesto, sapete che mi è stato risposto? Ovo sodo, zero, non c'è niente, non c'è assolutamente nulla. La Roma non ha chiesto Ndombele e al momento lo stesso Tottenham che si vuole privare del giocatore che ritorna da un prestito a Lione, oltretutto un prestito dove il giocatore ha avuto un'involuzione incredibile, non l'ha proposto alla Roma. Quindi ad oggi per Ndombele non c'è nulla. Ovo sodo, zero, regà. Poi ripeto, domani, fra una settimana, 10 giorni, il calciomercato è imprevedibile, questo lo sappiamo tutti. Ma oggi è uscito, no? Di un forte interessamento, derby di mercato. A me mi hanno detto, Stefano, ad oggi non è stato né proposto e né tantomeno richiesto dalla stessa Roma. Stessa e identica situazione per Dries Mertens, che sembrava che si è proposto. Alla Roma non perviene niente, alla Roma al momento la Mertens non è una priorità e non l'ha neanche sondato né cercato. Il giocatore è appetibile, è in scadenza di contratto, c'è i suoi 35 anni, ma secondo me è un buonissimo giocatore che per un altro paio buoni, un altro taglio, un altri 2 anni buoni se li può fare la grande. Ma ad oggi mi hanno smentito sia Mertens, ma soprattutto Ndombele, che ritorna al Tottenham dal prestito a Lione. Capitolo Solbakken, perché oggi è uscita l'apoteosi del qua e là, ragazzi. Solbakken, sono uscite delle frizioni, che è evidente che ci sono delle frizioni, per come vi ho sempre raccontato in questi giorni. Purtroppo c'è una resistenza importante fatta dal Bodo, perché vuole trattenere il giocatore fino ai primi di luglio, fino ai giorni comunque sia che disputerà il Bodo i preliminari di Champions. E più non si vorrebbe accontentare del minimo indennizzo che vorrebbe dare la Roma per averlo subito, 2-3 milioni di euro. Quindi c'è una frizione, un contenzioso, chiamiamolo così, passatemi il termine, aperto tra la Roma e il Bodo Glimt. Loro continuano a fare questa resistenza. La Roma è forte dell'accordo che ha col giocatore, il giocatore fa pressione e spinge per andare via. Prima o poi sta forzatura di sto cazzo del Bodo Glimt dovrà finire. Perché tanto non me lo vuoi dare adesso, perché la Roma lo vorrebbe fare adesso, poi lo perdi a dicembre al parametro zero e manco quel piccolo indennizzo prendi più. Quindi non so quanto realmente possa andare avanti il Bodo con questa tarantella. L'affare al momento non rimane in pericolo né tantomeno in bilico, perché si è forti di questa situazione che vi ho raccontato. Però se dovesse opporre resistenza, e sono anche disposti a correre il rischio, no, di portarla a parametro zero senza fasce in euro, senza ricavasce in euro, questa potrebbe essere una possibilità, ma non me lo danno a rischio. Per quanto riguarda Celik, sembra che non si è mosso niente. La Roma sta lavorando con il Lille interrottamente per cercare di ridurre, no, la richiesta all'offerta della Roma. La Roma offriva di partenza 6 milioni e mezzo, loro sono partiti, ne di partenza ne chiedevano 10, sono scesi a 9. Ma diciamo che il punto d'incontro si può trovare perché si potrebbe trovare proprio su un 7 milioni più uno di bonus. Questa è la novità di giorno, si potrebbe chiudere con Lille per 7 milioni subito più uno di bonus. Anche qui ci sono segnali positivi, sembra una trattativa in rampa di lancio, nel senso che va verso la chiusura, perché col giocatore è tutto fatto e Lille sta provando a cercare di farci qualche soldino di più, ma penso che tra la via di mezzo con 7 più 1, per come potrebbe fare il rilancio la Roma, si potrebbe realmente chiudere.
Altra notizia, Gonzalo Guedes, tutti parlano di una trattativa avviata, allora io ho chiesto informazioni anche su Gonzalo Guedes, perché è un nome, ma soprattutto gettonato sì, ma un interesse forte da gennaio per Gonzalo Guedes. La Roma ci ha messo gli occhi verso fine mercato invernale. Oggi ho chiesto se ci sa, oltretutto piace tantissimo, non tanto, tantissimo a Mourinho, che lo reputerebbe un rincalzo per l'attacco importante che potrebbe realmente servire alla Roma, vista la scarsità di gol che si è, appunto, scusate il gioco delle parole, vista nella scorsa stagione. Perché fondamentalmente, tolto Ebram, Pellegrini e Mkhitaryan, lì davanti proprio il resto da attaccanti hanno fatto 2-3 gol per uno, e quindi siamo risultati abbastanza sterili in fase propositiva. Ho chiesto informazione perché si parla di trattativa avviata. Allora, il discorso, per come è stato spiegato a me, è che si sono avviati dei colloqui, ufficialmente dei colloqui, ok, gli intermediari della Roma con la società del Valencia, sono avviati dei colloqui, che poi da qui possa nascere una trattativa, una fase primordiale, iniziale di trattativa, sì, ma non si parla di trattativa. Sono iniziati ufficialmente dei colloqui tra la Roma e il Valencia. Oltretutto si potrebbe comunque sia spingere, possiamo essere anche nell'eventualità speranzosi, perché c'è Jorge Mendes, che è il procuratore del giocatore, procuratore Mourinho, la solita storia la sapete tutti quanti, raga. Quindi potrebbe andare avanti e potrebbe anche sbocciare in una trattativa che potrebbe avere un esito positivo. Ma ad oggi si parla di inizio di colloqui tra la Roma e la società del Valencia, non una trattativa, inizio di colloqui. Si è cominciato a parlare. C'è sempre un'incognita che a me lascia un po' perplesso. Questa è una notizia, è un pensiero mio. Il fatto che comunque sia Gonzalo Guedes è un giocatore importante, ha un costo importante, anche se a scadenza 2023. Il Valencia deve fare cassa, ve l'ho detto, deve coprire e colmare un buco di 70 milioni di euro. Quindi deve racimolare più soldi possibile. La richiesta iniziale sono di 35 milioni per un giocatore da scadenza fra un anno. Non si può chiedere 30, non si possono dare 35 milioni perché rischiano di perderlo a zero poi a gennaio. Perché il giocatore non ha intenzione in nessun modo di rinnovare con il Valencia. Attendiamo e seguiranno aggiornamenti. Però un pensiero mio, dato che è un costo importante, siamo sicuri che lo riusciamo a fare anche mantenendo Zaniolo, punto interrogativo? Questa è un'affermazione, questa è una domanda che mi faccio io. Se la Roma ha la forza economica di poterlo fare, nonostante ci sia ancora Zaniolo, ben venga, siamo tutti contenti. Siamo tutti contenti se la Roma ha la forza economica. Altrimenti mi è venuto pure il tarlo, capito? Ma con Zaniolo senza, punto interrogativo, comunque seguiranno aggiornamenti per Gonzalo Guedes. Altri aggiornamenti, fatemi pensare prima che mi scordo, Frattesi, chiudo con Frattesi, è una cosa improponibile perché adesso non chiedono più 30-35, ma siamo passati, Carnevali e Sassuolo sono passati a chiedere 35-40 per Frattesi. 35-40, questo sta a significare che tu me lo reputi incedibile, perché io quei soldi, anche decurtando il 30, la differenza che te devo dare, sono sempre troppi, sono sempre tanti, e non è possibile, perché ha fatto una stagione buona, siamo tutti d'accordo, ma non è un giocatore da 35-40, e fino a quando le basi saranno queste e non abbassano le pretese Carnevali e il Sassuolo, penso che rimane tranquillamente là, può rimanere tranquillamente al Sassuolo o possa andare altrove e la Roma si intasca il 30%. Questa è la realtà dei fatti. Ho concluso, ci vediamo questa sera, penso di aver detto tutto sì, ci vediamo questa sera sulla chat Viola, sul mio canale sulla chat Viola, 22:30, live con tutti gli approfondimenti, e vediamo se riusciamo a prendere anche altri aggiornamenti. Vi auguro una buona serata, se vedremo più tardi, e sempre forza grande Roma.